Pietro Di Lorenzo che è in collegamento con noi. Buongiorno Pietro. Ciao, buongiorno a tutti, un saluto ai telespettatori e a te e a Silvia. Allora Silvia, passo intanto, ecco, do subito la parola a Pietro per capire, ecco, come sta andando il mercato, come oggi anche la volatilità. Ma guarda, una seduta che è iniziata un po' con la lettera. In realtà adesso si sta provando a salire, ma in realtà in maniera piuttosto faticosa. I volumi sono sottili e quindi non sono così convinto di questo rialzo. Stavo seguendo proprio in questi momenti la reazione dei titoli. Non c'è sostanzialmente una reazione proprio in virtù del fatto che insomma era abbastanza nell'aria questa brutta notizia. Quindi una giornata abbastanza direi estiva dopo le prime due sedute settimanali belle, un po' più dinamiche, un po' più pimpanti. Adesso temo che di nuovo il mercato si sta un po' chiudendo nella volatilità e quindi bisogna stare particolarmente attenti a operare proprio in virtù del fatto che i volumi sottili possono in generale più frequenti falsi segnali. Ecco, qual è la tua visione sui mercati insomma, per il prossimo futuro, il futuro a medio termine? Guarda, Annabella, la mia visione è positiva, positiva sul mercato italiano per diverse ragioni. In primis perché, come sai, andiamo sempre un po' a ruota di Wall Street. Ieri è stato clamoroso vedere il Nasdaq su nuovi massimi, veramente fa specie vedere questo listino che va su ormai da quasi 9 anni. Il secondo motivo è legato al movimento delle mani forti, ovvero gli investitori istituzionali che stanno via via chiudendo le posizioni short sui titoli italiani, e questo mi lascia pensare che loro sono più ottimisti o quantomeno meno pessimisti del passato, e quindi è la seconda indicazione. La terza ragione è che il deflusso record che c'è stato da parte degli investitori istituzionali sui BTP, sui titoli di Stato, che notizia proprio di qualche ora fa, di fatto ha impattato, ma relativamente sull'indice italiano. Quindi non è scoppiato quel panic selling che ci saremmo potuti aspettare a seguito, diciamo, del sell-off così forte che gli istituzionali stranieri hanno fatto scattare su BTP. Quindi, diciamo, la mia visione è rialzista per l'estate. Detto ciò, bisogna sempre essere pronti a monitorare i livelli chiave, quindi direi questa visione rimane fin quando i prezzi galleggiano sopra 21.100 punti. Un ritorno sotto 21.000 invece in qualche modo mi costringerebbe a fare una revisione di quest'idea, ma fin quando siamo sopra 20.000 sarei fiducioso. D'accordo, vado da Silvia Turconi di Unicredit Investimenti. Quali sono i volumi invece sul mercato Sedex e quali sono i sottostanti più scambiati? Sì, come diceva Pietro, appunto, questa settimana abbiamo registrato volumi un pochino più sottili ed effettivamente anche sul mercato Sedex i volumi sono in leggera flessione rispetto alla scorsa settimana. In particolare la segmentazione del mercato è comunque con circa un 20% dei volumi all'interno dei certificati investimento e la restante parte negli strumenti di trading, quindi cover warrant e certificati a leva fissa. Tra gli strumenti più scambiati, tra i sottostanti più scambiati dei certificati di investimento, troviamo innanzitutto l'indice come Eurostoxx 50, FTSE MIB e tra i titoli azionari spicca Intesa Sanpaolo, seguita da Eni, Fiat Chrysler Automobiles ed Enel. Pietro, ci sei? Ecco, Sì, ci sono, ci bene, sono. andando poi sui certificati, ecco, quali sono le strategie che ci propone sui certificati, ecco, per un investitore a lungo termine? Sì, guarda, sono diverse le opportunità secondo me. La prima, avevo pensato, se per te va bene, di segmentare gli investitori in quattro fasce, quello di lungo termine molto conservativo, quello di medio termine, quello di breve termine e poi lo speculatore, in modo da offrire, come dire, un
ai diversi profili di rischio. Per quanto concerne il lungo termine, un certificato che mi piace è proprio quello sul FTSE MIB. Il finale dell'ISIN è 40A16 e questo certificato presenta le seguenti caratteristiche. Sì, adesso l'abbiamo recuperato, è questo qui. Perfetto, allora quali sono le caratteristiche di questo certificato, Pietro? Sì, è un prodotto che anzitutto, come detto, è opportuno per chi ha un orizzonte temporale assolutamente lungo dell'investimento, perché la scadenza è settembre 2020, quindi bisogna stare in posizione più di 2 anni. Questo è proprio un prodotto tranquillo per chi sostanzialmente non immagina che sul mercato italiano arrivi un sell-off importante che possa portare i prezzi sotto i 18.000 punti. In particolare, questo è un prodotto interessante perché è un top bonus a doppia barriera e quindi sostanzialmente non solo hai la protezione della prima barriera che è proprio a 20.000, ma anche di una seconda barriera a 17.786. Essendo un prodotto top, la fotografia si fa a scadenza, quindi se anche in corso d'opera la barriera viene colpita, è una barriera discreta e quindi non continua, e quindi la protezione rimane in essere. Questo quindi è un prodotto che offre un rendimento, a mio modo di vedere, interessante, perché in questo momento lo si compra a circa più o meno a 100, il primo bonus è 120, il secondo eventuale bonus è 106, qualora la scadenza fosse sotto i 20.000, e quindi diciamo è un prodotto che offre un rendimento certo non straordinario, ma sicuramente molto migliore rispetto alle opportunità che ci sono adesso. E però necessiti di due elementi: la pazienza di aspettare settembre 2020, una visione non drammatica del mercato italiano sotto a 17,8 fra 2 anni. Quindi se hai questi due requisiti potrebbe essere un prodotto ragionevole da mettere in portafoglio. Ecco, invece prima accennavi che questo potrebbe essere appunto uno strumento per un investitore che punta al lungo termine, mentre per chi invece punta al medio termine? Sì, medio termine. Io farei un focus, se per te va bene, proprio sul titolo Fiat, anche perché ti dico che mai come in questo periodo sto ricevendo mail circa questo, proprio il futuro di Fiat, che onestamente non è così facile da delineare perché ci sono veramente tante variabili all'orizzonte. In due parole, secondo me la questione in due parole è questa: Marchionne prima di andare via aveva di fatto impostato il piano industriale, era nell'aria che lui insomma in qualche modo cambiasse il volo, e quindi era probabilmente destinato a Ferrari. Quindi secondo me nel breve termine la strada, il viatico è scritto, perché in qualche modo il piano industriale era già stato impostato. Quindi nel breve termine sarei abbastanza sereno. Nel medio-lungo termine invece ci sono più variabili, perché in realtà Fiat è un po' indietro nel mondo di auto ibrida elettrica, anche sulla guida automatica, nonostante ci sia un accordo con Google, non è così avanti come le giapponesi, e quindi diciamo nel medio termine sarei abbastanza fiducioso nonostante la dipartita di Marchionne. Nel lungo termine invece avrei qualche prudenza in più. Per questo ho scelto un certificato che ha scadenza dicembre 2019, e quindi siamo diciamo intorno a poco più di un anno di vita del prodotto, quindi non una scadenza così lunga. Mm-hmm. Questo è un prodotto sostanzialmente destinato a chi è un amante delle cedole. Perché ti dà una cedola trimestrale di 2,30 euro, qualora il prezzo di Fiat galleggi sopra sostanzialmente area 14. Quindi di fatto se Fiat da qui alla scadenza rimarrà sopra questa fatidica soglia di 13,95, si incasseranno trimestralmente questi dividendi di 2,30 euro, e inoltre c'è anche la possibilità dell'opzione autocall, nel senso che l'emittente può richiamare e quindi può rimborsare a 100 qualora in determinate scadenze, a partire dal 13 dicembre del 2018, il prezzo sia sopra un livello trigger che è 18,60. Quindi questo in definitiva
è un prodotto che mi sentirei di consigliare a chi ritiene che Fiat nel medio termine non subirà impatti negativi da questa vicenda di Marchionne, ha la forza di tenerlo in portafoglio fino al 13, fino a dicembre 2019 e ama ricevere dei rendimenti in corso d'opera, quindi non solo vuole naturalmente massimizzare a scadenza il capitale, ma anche predilige un investimento che regali delle cedole periodiche. E nello specifico sono cedole piuttosto ricche perché sono il 2,50% trimestrali e quindi sicuramente fanno gola a chi ha questo tipo di esigenza di avere un dividendo in corso d'opera. Quindi anche questo non mi dispiace. Silvia, volevi commentare? Volevi aggiungere qualcosa? Sì, questo certificato fa parte di una recente emissione di certificati Cash Collect che sono particolarmente apprezzati dagli investitori e volevo precisare che le cedole sono fisse incondizionate per tutto il 2018, quindi ha già pagato una cedola fissa di 2,30 euro a giugno e le prossime sono previste con pagamento il 27 settembre e il 20 dicembre del 2018, qualunque sia il valore dell'azione Fiat. Poi, come ha ben detto Pietro, potenzialmente già a dicembre di quest'anno il certificato potrebbe scadere anticipatamente se l'azione Fiat dovesse appunto risalire di circa un 10% e quindi raggiungere il valore iniziale strike di 18,60 euro. Ok, Pietro, ritorno da te. Allora, mi parlavi di altri strumenti che ci vuoi consigliare. Allora, abbiamo Sì. detto quello a lungo termine, abbiamo analizzato il top bonus doppia barriera sul FTSE MIB, sul nostro indice. Dopo abbiamo visto quello sul cash collect Cash su collector, sì. E Fiat Chrysler per gli amanti delle cedole, come hai detto tu, e adesso. adesso io direi di guardare un prodotto che mi piace molto. Qui ulteriormente riduciamo l'orizzonte temporale dell'investimento. In questo caso la scadenza è 21 giugno, quindi meno di un anno lo strumento in portafoglio, e concentriamoci su Intesa San Paolo. Se riesce a mostrare un grafico del titolo, sarà molto evidente anche a un occhio magari non così esperto, che il titolo proprio in questi giorni è a contatto con una resistenza, con, pardon, un supporto molto importante in area 2,38 euro. Se fai caso, a partire dai minimi di maggio, ogni qualvolta i prezzi si sono avvicinati a questa fatidica fascia di 2,38-2,40, magicamente sono ritornati gli acquisti. Quindi questo è un livello secondo me comodo per entrare su Intesa San Paolo. Già diciamo, in altre trasmissioni l'avevamo annunciato questo livello che effettivamente sta reggendo. Come si può sfruttare operativamente questa opportunità? In diversi modi, naturalmente utilizzando diversi strumenti finanziari, ma se vuoi fare un investimento un po' diciamo più conservativo, non andare direttamente sul sottostante, c'è questo certificato con finale 40 Como Genova 5, che presenta diciamo delle caratteristiche molto semplici. La cosa che mi piace di più è che aveva una barriera al 60%. Che cosa vuol dire? Che il nostro livello chiave da monitorare è addirittura a 1,71 euro, ovvero al 30% dal livello attuale. Come funziona questo certificato? È molto semplice nella meccanica, sostanzialmente si fa una scommessa, tra virgolette, che da qui a circa un anno il prezzo neanche per un secondo violi questa fatidica barriera posta al 30% a livelli attuali, che è 1,71 euro. Quindi sostanzialmente scommettiamo sul fatto che da qui per circa 350 giorni Intesa rimanga sopra 1,71 euro. Se riusciamo a, come dire, se la nostra scommessa si rivela corretta, avremo un rendimento importante del circa 16%, che mi sembra in un anno assolutamente un rendimento che fa gola. Quindi, ricapitolando, se puoi reggere un anno il titolo, il certificato in portafoglio, detto che i certificati sono strumenti negoziati su mercati regolamentati, ergo si possono liquidare anche in corso d'opera. Se Intesa San Paolo non va neanche per un secondo da qui a giugno 2019 sotto 1,71, ti incassi un bel rendimento del 16% circa, che mi sembra assolutamente interessante. Silvia, cosa hai da dirci in più su questo certificato?
Ma semplicemente che appunto verificando le statistiche degli strumenti più scambiati, proprio questo certificato Bonus Cap su Intesa San Paolo è il certificato più scambiato nella categoria dei certificati di tipologia Bonus Cap. Quindi assolutamente Pietro è riuscito a cogliere anche quello che è riconosciuto dagli investitori come un certificato interessante. Va bene, Pietro, allora ritorno da te. Allora, quale c'è un altro certificato che Sì, volevi adesso proporre? andiamo agli speculatori che probabilmente sono forse il target che ascolta di più le fonti TV, e qui c'è un certificato che anche qui mi piace molto, al pari di quello di Intesa, che probabilmente è il mio preferito in questo momento, che è su Deutsche Bank. Adesso molti saranno saltati sulla poltrona sentendo Deutsche Bank, perché tutti noi sappiamo più o meno le vicissitudini che sta correndo il titolo, che certamente non è in una fase positiva, ma come sai, sui mercati finanziari le opportunità spesso nascono proprio in queste fasi in cui tutto viene visto nero, e questo sembra il caso di Deutsche Bank, che però in realtà proprio nella seduta del 16 luglio ha fornito, secondo me, un segnale di risveglio interessante. Il titolo, come detto, ha toccato i minimi assoluti il 27 giugno a 8,76 euro, una discesa infinita per tante vicende che sappiamo stanno colpendo il management, insomma se ne sentono di tutti i colori, ma in sostanza quello che dobbiamo osservare è che i risultati hanno sorpreso in positivo i mercati, o meglio, sono stati risultati meno negativi rispetto a quanto il mercato si attendesse, e quindi è scattato la corsa all'acquisto. Quindi, se uno non vuole rischiare di prenderlo secco il titolo Deutsche Bank, e magari non è riuscito a prenderlo perché questa, diciamo, dinamica non l'ha seguita, c'è un certificato che mi piace, l'ISIN 40 QD4 34. Qui la scadenza è ancora più corta, dobbiamo aspettare fino a fine anno, quindi 21 dicembre del 2018. 2018, Qui, sì. esatto, qui la scommessa è molto semplice. Prendiamo come riferimento 8,40 che è il livello di barriera, quindi una barriera decisamente lontana dai livelli attuali, siamo oltre il 20%. Se il titolo da qui a fine anno non va sotto gli 8,40, e quindi che poi è, diciamo, un livello che insomma, farebbe toccare nuovi minimi assoluti, quindi mi sembra piuttosto improbabile anche in virtù dell'inversione recente. Se questo scenario viene confermato, ovvero sostanzialmente non fa un meno 20 dai livelli attuali, incassiamo un rendimento potenziale che in questo momento, diciamo, a spanne intorno all'8%, che se ci pensi annualizzato, considerando che dobbiamo aspettare fino a dicembre, è anche qui un rendimento pari annualizzato a quello del certificato di prima su Intesa, superiore al 17%. E credo che tutte le persone ragionevoli sul rendimento annuo del 17% non ci mettono una firma, ma ce ne mettono 10 di firme. E quindi mi sembra anche qui un'opportunità interessante. Fermo restando che naturalmente Deutsche Bank è una situazione delicata, e anche qui ribadisco che se uno poi sul prodotto per una serie di ragioni non ci vede più, non è detto che lo debba portare necessariamente a scadenza, ma può liquidarlo, perché sui certificati c'è un book denaro lettera che negozia in continua, e quindi nessuno ci costringe a portare vita durante o quantomeno a scadenza il prodotto. Allora Silvia, una buona opportunità anche su Deutsche Bank. Sì, assolutamente la gamma di certificati di UniCredit sulle principali azioni italiane, europee, indici è molto ampia. Vi invitiamo a appunto, consultare il sito investimenti.unicredit.it per identificare il prodotto di vostro interesse. Ecco, prima avevi anticipato che il certificato più scambiato è quello su Intesa San Paolo. Ecco, quali sono gli altri certificati più scambiati della settimana? Sì, effettivamente tra i certificati più scambiati notiamo anche appunto i cash collect. Proprio se andiamo a vedere il segmento dei certificati di investimento sul mercato Sedex di Borsa Italiana, notiamo che nelle appunto scorse 5 sedute i certificati di categoria cash collect occupano addirittura un 50%.
46,8% dei volumi. Questo è notevole e probabilmente la ragione si lega a quanto diceva anche prima Pietro, dove effettivamente ci avviciniamo ad un periodo estivo caratterizzato da volumi un pochino più bassi, dove quindi è necessaria anche una maggiore prudenza per evitare i falsi segnali che appunto cui si riferiva prima, e dobbiamo altresì considerare che tipicamente nel mese d'agosto, secondo le statistiche storiche, ci si attende in genere un incremento della volatilità. Un incremento della volatilità quindi fa sì che l'investitore in genere preferisca quegli investimenti un pochino più prudenti e conservativi, magari con una barriera di tipo europeo, quindi una barriera discreta osservata solamente alla data di valutazione finale, piuttosto che strumenti con la barriera continua osservata per tutta la vita dello strumento. E tra i certificati cash collect più scambiati abbiamo il cash collect autocallable sull'azione Intesa San Paolo. Ecco, lo vediamo appunto nello schermo. In questo momento ancora è sotto la parità, lo si può acquistare a 98,45 euro, e questo è un certificato che ha già pagato delle cedole fisse incondizionate a dicembre del 2017 e a giugno di quest'anno. D'ora in poi le cedole divengono condizionate, ovvero vengono liquidate a condizione che il valore dell'azione Intesa San Paolo sia almeno pari al livello di barriera, in questo caso quindi una barriera di 1,78 euro. La prossima data di osservazione è a metà dicembre del 2018, dove da un lato, se l'azione è al di sopra del livello di barriera, incasseremo la cedola periodica di 5,30 euro, e se l'azione addirittura sarà salita al di sopra del valore iniziale, quindi al di sopra dei 2,5520 euro, dunque circa un 3% in più rispetto alle quotazioni correnti, allora fa scattare altresì la scadenza anticipata del certificato già al 14 dicembre del 2018, con un rimborso complessivamente di 100 euro prezzo di emissione maggiorato della cedola in corso. Lo stesso avviene alle date successive di osservazione, appunto salvo la scadenza anticipata già a dicembre, che sono previste di nuovo a giugno e dicembre del 2019. A scadenza nel giugno del 2020, di nuovo due principali scenari: se l'azione Intesa San Paolo è pari o superiore al livello di barriera, allora riceviamo nuovamente 100 euro maggiorati dell'ultima cedola, altrimenti va a replicare lineamente la performance dell'azione rispetto al valore iniziale, quindi un investimento neutrale rispetto all'investimento diretto sull'azione Intesa San Paolo. Va bene, Silvia, abbiamo visto quindi i certificati più scambiati, invece come di consueto andiamo a analizzare, a vedere che cosa è successo nel certificato che seguiamo ormai da ogni settimana. Stiamo parlando del top bonus doppia barriera su Generali. Sì, rispetto alla scorsa settimana è incrementato il suo valore proprio grazie ad un piccolo incremento anche del titolo stesso Generali. Infatti vediamo che in questo momento quota 102,50 euro, mentre la scorsa settimana era nettamente inferiore. Dunque questo va a riflettere effettivamente quanto è la logica di tutti i certificati della tipologia bonus, che siano essi bonus cap, top bonus o top bonus doppia barriera. Se l'azione sottostante ha una performance positiva, questa viene riflessa anche dal certificato. Altresì abbiamo una volatilità che rimane relativamente bassa, dunque fa sì che sia meno probabile un evento barriera. Anche questo agisce positivamente sul prezzo del certificato stesso. D'accordo. E invece come è distribuito il mercato questa settimana? Allora, se andiamo a guardare il sentiment del mercato rispetto alla scorsa settimana, notiamo che sono incrementati gli investitori un pochino più rialzisti. Nel segmento dei cover warrant notiamo il 97,75% dei trader comunque positivi con strumenti quindi di tipologia call, mentre nel segmento del leva fissa le percentuali cambiano e abbiamo soltanto il 64,82% di rialzisti rispetto dunque a un 35,18% di ribassisti. Tuttavia, confrontando questi parametri rispetto alla scorsa settimana, notiamo che nelle ultime 5 sedute, diciamo, si spingono un pochino più verso gli strumenti long, quindi strategie di trading rialzista. Quindi 72-32. Volevi aggiungere qualcos'altro? Ma prego, magari un commento da parte di Pietro a proposito.
Pietro, ci sei? Non Sì, ci c'è? sono, Sì, ecco, sentite? un commento da parte tua Ci sono. sul sentiment del mercato. Sì, guarda, Annabelle, il commento è questo, mi fa piacere che devi sapere che quando io ho iniziato a occuparmi di certificati, i volumi erano molto più ridotti, anche la cultura finanziaria delle persone lo era. Quindi diciamo, la buona notizia è che ci si sta avvicinando con curiosità a questi strumenti. Io la cosa che mi sento di consigliare è, oltre alla curiosità, bisogna anche avere la capacità di approfondire le sfumature e le dinamiche di un prodotto, perché spesso mi viene chiesto: ma a te piacciono i certificati? Che se ci pensi è una domanda che non ha senso, no? Non è come ti piace il Forex, che vuol dire? Dipende da come lo fai. E qui il mondo dei certificati necessita, secondo me, di un ulteriore approfondimento. Non è un mondo per pigri, no? Vai, uno dice: voglio comprare le Fiat, vai sul book e la compri. Devi cercare di capire i pregi e i difetti di un prodotto. Questo probabilmente necessita di un po' di tempo, di un minimo di competenza, che però secondo me vale la pena di essere spesa. E questo è il motivo per il quale, e qui diciamo forse anticipo un po', però a ottobre, il 5 ottobre a Invest in Roma, che è un evento che stiamo già preparando, ci saranno sostanzialmente tutti gli emittenti, quasi tutti gli emittenti in Italia, e avremo un grande approfondimento sul mondo dei certificates, proprio perché riteniamo che siano dei prodotti assolutamente interessanti a prendere in considerazione, purché però si abbia la capacità e la competenza di analizzarli. E quindi abbiamo deciso proprio di andare nella direzione dell'approfondimento e della competenza, perché riteniamo che un prodotto non è buono o cattivo di per sé, ma dipende da come lo si comprende e lo si interpreta, e quindi tutto può essere buono e cattivo se non si fanno le cose giuste o in qualche modo non lo si approccia nel modo corretto. Ecco, e come anticipate tu, a ottobre, il 5 ottobre, ci sarà l'Investing di Roma, parteciperà anche Unicredit. Ecco, quindi tutta l'estate te la passi a preparare l'Investing? Non vai al mare? No, non esageriamo, Ah, diciamo ecco. siamo già a buon punto. Fra l'altro, mi fa piacere che già su Investing, sulle fonti sta girando l'anteprima del video che abbiamo girato al mare, vedi? E sul sito già c'è una buona parte del programma, dell'offerta didattica, quindi siamo già a ottimo punto. Abbiamo sostanzialmente gli ultimi dettagli da limare, ma consiglio magari di dare un occhio, perché quest'anno sarà veramente l'edizione dei record. Ci saranno, pensa, 7 sale didattiche, quasi 60 speaker, e quindi credo che sia assolutamente imperdibile questa opportunità. Fra l'altro, grazie proprio al contributo degli espositori, fra cui c'è Unicredit, che è il nostro partner storico e main sponsor, l'evento è del tutto gratuito, e quindi direi che non c'è nessuna scusa per non partecipare. È un evento in cui sostanzialmente il tema è: incrementiamo la nostra cultura finanziaria per avere più feeling sui mercati, e quindi credo che sia un'opportunità imperdibile per i telespettatori, anche un modo per rincontrarci e stare insieme per un paio di giorni. E vedremo anche la nostra Silvia. Assolutamente saremo presenti con conferenze sia dedicati agli investitori che ai trader, quindi strategie con i certificati nel breve, medio, lungo termine, secondo diversi profili di rischio e rendimento, proprio per così andare a esplorare insieme ad esperti quelle che sono le opportunità secondo i diversi scenari di mercato. Avremo altresì a Investing Roma One Market Simulator per così operare con i certificati a leva fissa in modo virtuale, mettendosi alla prova con i mercati e quindi andando a comprendere meglio come funzionano i certificati a leva fissa. Ecco, questo è l'appuntamento per il 5 di ottobre. Invece, ecco, per appunt gli appuntamenti eventi anche nel medio termine, hai altro da segnalare, Silvia? Sì, chiaramente proseguono anche nell'estate i nostri incontri online. Avremo ad esempio il 23 di agosto un nuovo appuntamento in compagnia di Marco Tosoni con strategie tecniche di trading con i certificati. Bene, allora non mi resta che ringraziare e salutare Silvia Turconi di Unicredit Investimenti per essere stata con noi. Alla prossima. Grazie. E ringrazio anche il nostro Pietro Di Lorenzo che ritroviamo domani, sempre qui alle fonti. Ciao, grazie, a domani. Ciao Pietro. Ciao, ciao. Grazie ancora Silvia.